Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori dottor Elisa Ceccarelli, presidente, dottoressa Margherita Chiappelli, giudice, dottoressa Maria Pia Mancini, giudice onorario, dottor Giuseppe Ziccone, giudice onorario. E ha emesso il seguente decreto. Letti gli atti relativi ai minori MMR, figli di Giuliano e Monica. Letto in particolare il decreto, emesso in via provvisoria ed urgente in data 26 febbraio 98, con cui è stato disposto l'affidamento dei minori all'ASL di residenza con il compito di tenere Riccardo collocato presso i nonni paterni e Martina collocata presso i genitori, di impartire prescrizione ai genitori e di verificare che i bambini continuassero ad essere seguiti dall'ANP. Osserva. Occorre nuovamente intervenire a tutela dei minori e verificare se gli stessi si trovino in situazione di abbandono. Sono emersi seri elementi che inducono a ritenere che Martina possa essere stata sottoposta a comportamenti gravemente pregiudizievoli in famiglia. Entrambi i bambini mostrano segnali di forte sofferenza psicologica. In considerazione del grave disagio della bambina e della necessità di adeguata tutela di entrambi i fratellini, il servizio sociale ha provveduto a collocarli in ambiente protetto ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile, il famoso 403. Occorre a tal punto prevedere la sospensione dei genitori dalla potestà e la nomina quale tutore provvisorio dell'ASL di Mirandola, che li terrà collocati in ambiente protetto, sospenderà per il periodo di 2 mesi i rapporti con i genitori e svolgerà entro tale periodo indagini psicodiagnostiche sulle condizioni dei bambini, sulla relazione con i genitori e sull'adeguatezza parentale di costoro, riferendo al tribunale anche in relazione alla presenza di parenti entro il quarto grado idonei a farsi carico dei minori. Si deve autorizzare il tutore a sottoporre Martina ad accertamento medico legale sulle sue condizioni e sui possibili pregiudizi subiti. Si deve autorizzare il tutore a sottoporre Martina ad accertamento medico legale delle sue condizioni e sui possibili pregiudizi subiti. Per questi motivi dichiara aperta la procedura volta a verificare lo stato di abbandono dei minori. Martina Riccardo, delega per l'istruttoria la dottoressa Chiappelli. Visto l'articolo 184-83, sospende i genitori dalla potestà sui figli minori. Nomina tutore provvisorio l'ASL di Modena, distretto di Mirandola, che terrà i bambini collocati in ambiente protetto, sospendendo per il periodo di 2 mesi i rapporti con i genitori e svolgendo entro tale termine le necessarie indagini psicodiagnostiche. Incarica il tutore di sottoporre Martina a visita medica legale. L'ASL riferirà al tribunale entro 2 mesi, anche in relazione alla presenza di parenti entro il quarto grado, in condizioni di farsi adeguatamente carico dei bambini. Dichiara il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo. 15 luglio 98. Come abbiamo visto, il servizio sociale esattamente il 2 luglio del 98 ha prelevato i bambini ai familiari e da quel momento fino ad ora né i genitori, i nonni, nessun parente, amici, insegnanti, eccetera, ha più avuto contatti con i due bambini, Martina e Riccardo, collocati veramente in un luogo protetto. Il decreto del Tribunale dei Minori, come si vede, è del 15 luglio. Anche se poi sentiremo dire che il servizio sociale applica i decreti del tribunale, li conosce prima, in realtà chi tutto coordina è il servizio sociale di Mirandola. Il tribunale fa solo da copertura quanto già stabilito, non farà mai indagini autonome. Il decreto del tribunale dei minori incarica il tutore di sottoporre Martina a visita medico-legale. Ora non risulta che questa visita, almeno con la presenza dei periti della difesa, sia mai stata fatta. Vedremo che, anche poco prima della sentenza del secondo processo, gli avvocati della difesa chiederanno invano
una visita medica per Martina. Come sarà chiesta invano quando Vucci dirà di essere stata violentata con una frasca. Come invano sarà chiesto al tribunale di tenere conto di perizie mediche a discolpa di Don Giorgio. Le visite mediche vanno bene se confermano quello che abbiamo già stabilito. Non vanno più bene se ci smentiscono. E così i decreti del tribunale, vedremo che il giudice tutore dirà di far vedere alla nonna quattro fratellini, ma il servizio sociale di Mirandola dirà di no. E il no rimane. Anche nel caso delle due sorelle M, prelevate nella primavera del 2001, i servizi sociali di Mirandola, finché sono tutori, non osserveranno quanto stabilito dal tribunale. Poi, per fortuna, sarà loro tolta la tutela. E questo sarà il primo indispensabile passo per poter riportare a casa le due sorelle. I problemi veramente gravi e delicati dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie esigono un approfondimento che ci ripromettiamo di fare nel prossimo capitolo, quando parleremo anche dei fratellini C. Di cosa stiamo parlando? Dell'articolo 403, sempre dell'articolo 403 del Codice Civile. Cosa dice? Intervento della pubblica autorità a favore dei minori, a favore. Quando è minore? È moralmente o materialmente abbandonato, e qua già l'interpretazione è moralmente o materialmente abbandonato, e vabbè, è allevato in locali insalubri e pericolosi, quindi chi ha una casa e fa fatica a mantenerla perché è economicamente svantaggiato già rischia che li portino via bambino, oppure è allevato da persone per negligenza, immoralità, ignoranza. Attenzione, viene equiparata la negligenza, l'immoralità all'ignoranza. Una colpa essere ignoranti. O per altri motivi è incapace di provvedere all'educazione di lui, anche economici, la pubblica autorità, attenzione, dai 2 400 euro al giorno alle comunità per l'ospitalità di un bambino. Se questi soldi anche solo al mese glieli dai alla famiglia, i problemi economici già si sono risolti. Quindi cosa può fare la pubblica autorità? A mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa prevedere in modo definitivo la sua protezione, cioè anni, e il bambino ha dei problemi psicologici. E te credo.